Va bene, questo è il precorso di fisica dove parlerò di matematica. È stato inventato questo precorso perché negli anni sprecavo, tra virgolette, troppo tempo durante i corsi di fisica a fare nozioni di matematica. Troppi studenti avevano le idee troppo poco chiare su cos'è una derivata, cos'è un integrale, cos'è una serie, che alla fine mi rallentava nella esposizione di fisica, quindi abbiamo pensato a cose del genere. E quindi molto rilassato, io sono fisico, non sono matematico, quindi vi racconterò alcune cose dal punto di vista di un fisico un po' opportunista, un po' cialtrone. Non farò discorsi rigorosi su cose che dovreste sapere, ok? Se voi, se c'è un certo numero di persone che sbadigliano, lo riterrò positivo. Se vi vedo tutti febbrilmente prendere appunti, mi preoccupa, perché queste cose dovreste saperle. Molto semplici, molto rilassato, partirò molto, molto... Sono un po' influenzato, anche se il peggio è passato, quindi spero di essere lucido. Va bene. Sto ruotando con una cerniera qua. Ecco. Ok, cose molto semplici. Prima l'idea di un sistema di coordinate. Allora, questo sarà un discorso che rifarò a fisica, perché a fisica ovviamente bisognerà descrivere il moto delle particelle e poi chiedersi come mai si muovono nel modo in cui si muovono. Tra l'altro io sono di ho la doppia cittadinanza, ma la mia prima lingua è l'inglese. Quindi il mio italiano non è perfetto, sbaglio maschile e femminile e certe volte quando scrivo magari sbaglio le doppie. E ricordate di non prendermi troppo in giro su questo, perché vorrei fare l'esame, l'orale in inglese e dedicarmi. Ok. Allora, idee molto semplici, no? L'idea di Cartesio. Io ho il problema di localizzare su questa lavagna un punto, questo punto qua. E voglio poter descrivere la posizione di quel punto in maniera non ambigua. Allora, cosa si fa? Chiamiamo questo il punto P, d'accordo? Si sceglie arbitrariamente, e questo discorso della scelta arbitraria sarà fondamentale in fisica, perché alcuni di voi forse hanno sentito dire, hanno sentito parlare del principio della relatività. Comunque, prendiamo un punto di riferimento che chiamiamo convenzionalmente origine e cominciamo a porci il problema di come descrivere la posizione di quel punto rispetto a un punto scelto come punto di riferimento. Chiaro che qualcun altro potrebbe scegliere un punto diverso, cioè siamo tutti d'accordo nel descrivere la posizione di questo punto, ma rispetto a quale punto? Alcuni possono scegliere questo, altri possono scegliere quest'altro, e quindi avremo prima o poi il problema di saper convertire la mia descrizione di dove sta quel punto con la descrizione di qualcun altro di dove sta il punto in questione rispetto alla sua scelta. Quindi dobbiamo trovare un modo per non litigare, trovare un modo per convertire le nostre descrizioni. Comunque, un passo alla volta. Allora, cosa si fa? L'idea è questa: scegliamo una direzione. Per esempio, decidiamo. Tiro un segmento, trasposto questo O, tiro una semiretta, facciamo questa, e tiro un'altra semiretta, cioè questa retta qua cattura una direzione. Ok? Io sono qua, voglio spostarmi di là, c'è una certa direzione, ma potrei andare in quella direzione spostandomi un po' di qua e poi un po' di qua. Questa è un po' l'idea che sto cercando di rendere. Quindi scelgo questa direzione e scelgo un'altra direzione, perché potete intuire che il piano, il problema bidimensionale, per poter descrivere un punto, posso fare uso di due direzioni, scelgo un'altra direzione, per esempio questa. Chiamo questa direzione la direzione X e chiamo questa la direzione Y.
Allora, lungo la direzione X scelgo delle unità di misure. Cioè, questo è un problema di geometria di spostamenti, quindi io decido di spostarmi nella direzione X, magari con delle tacche, con degli spostamenti unitari che siano così. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e metto delle tacche, ok? Metto delle tacche, decido, ma è una decisione, attenti, non è obbligato, decido di usare la stessa unità di passo anche nella direzione Y, ma non è detto che debba far così. Potrei decidere di spostarmi nella direzione Y con passi unitari che siano così, magari, che so, il doppio di questo. Ma potete intuire che semplifico un po' la descrizione se uso una unica unità di misura. Ma cerchiamo di capire questo dopo. Quindi decido di usare questa unità di spostamento per fare delle tacche nella direzione X e la stessa unità per fare tacche nella direzione Y. Quindi le mie mani fanno un po' male, artrite reumatoide, infiammazioni influenzali. Adesso io con queste direzioni X e Y e con questa scelta di tacche voglio provare ad assegnare al punto P due numeri, una coppia di numeri. Una volta che le ho fissate, posso in maniera non ambigua dire dov'è la posizione di P rispetto all'origine. Allora, una ricetta potrebbe essere questa. Tiro, metto sto P in un posto dove non mi dà fastidio, mettiamolo qua, ma sì, poi eventualmente la cancello se mi piace. Tiro una retta parallela all'asse Y, partendo dal punto P, tiro una retta parallela all'asse Y e vedo dove interseca l'asse X. Quindi devo disegnarla, è una retta questa, vedo che è piegato, quindi permettetemi di correggere, penso che la piega sia là. È più dritto adesso? Quindi con questa ricetta che sto per fare voglio tirare parallela, ok? Voglio tirare la parallela all'asse Y, questa è l'asse Y, passante per il punto P. Quindi adesso e vedo dove interseca, vede dove interseca l'asse X. Fa un po' schifo, però forse sto peggiorando. Ok? Prendo nota di dove avere l'intersezione di questa retta parallela all'asse Y con l'asse X. Eccola qua. Prendo nota, quant'è? È più di una tacca, meno di due tacche, facciamo 1,6. Quindi dico X uguale a 1,6. Prendo nota. Adesso voglio, questo la chiamo la coordinata X di questo punto, quindi quello che sto cercando di dire, di fare, è di assegnare al punto P due numeri, voglio creare una coppia ordinata che saranno le sue coordinate X, Y. Il primo numero nella coppia ordinata sarà la coordinata X e il secondo numero, che adesso vedremo come si ottiene, sarà la coordinata Y. Quindi per il momento il punto P ha coordinate X 1,6. Notate, questo è un punto decimale, perché io sono americano, inglese, anglosassone, fisico, e quindi nella letteratura scientifica non si usano le virgole. Pi greco non è 3,14159, ma 3 punto. Quindi questo è un mio difetto, siamo in Italia, dirò virgola, ma scriverò punto. Questa invece è la virgola, è il separatore tra la coordinata X e la coordinata Y. Come diavolo si fa a fare la coordinata Y? Si tira la parallela, tirare la parallela. Quindi prendo il punto P e traccio una retta parallela all'asse X
Quindi per avere la coordinata X cosa facevo? Tiravo, tiro parallela all'asse Y. Quindi usate la stessa ricetta per ottenere la coordinata Y. Cosa faccio? Tiro parallela all'asse X, d'accordo? Eccola qua, e prendo nota dell'intersezione di questa retta tirata parallela all'asse X sull'asse Y. E entro la precisione del disegno, dirò che Y è uguale a 1, 2, 3. Ok? Queste sono le coordinate cartesiane di quel punto. Quindi, dov'è il punto? Voi potete dire è a x uguale 1,6, y uguale 3. Ma il messaggio, la risposta completa è rispetto a questo punto, perché sono coordinate riferite a questo punto di riferimento, a questa origine, e rispetto a quelle direzioni. Perché è evidente che se le direzioni fossero diverse, vedo dov'è, è qua, e questo è sempre il punto O, lo stesso punto O, ma adesso scelgo direzioni diverse. Attenzione, non è a 90 gradi questo, eh? La tacca è la stessa. 1, 2, 3, 4. Per semplicità scelgo la stessa tacca. Ovviamente l'esercizio riesce bene a voi che avete i fogli millimetrati, io no. Spero di aver scelto delle direzioni sufficientemente diverse che vengono fuori i valori numerici diversi. Dovreste essere, dovrebbe, senza che io lo faccia, dovreste capire da soli che questi valori numerici 1,6 e 3 dipendono da come io ho scelto le direzioni. Anche una volta che siamo tutti d'accordo nella scelta dell'origine, quei numeri cambiano se io cambio le direzioni di riferimento. È chiaro? Quindi, quando decidete di descrivere la posizione di un punto, dovete prima scegliere l'origine, che è una scelta arbitraria, e dovete scegliere le direzioni degli assi che individuano le direzioni che voi avete che voi ritenete essere le direzioni che vi interessano. E anche quelle scelte sono arbitrarie. Poi dovete scegliere l'unità di misura, e quella è una scelta arbitraria. Poi potete avere che l'unità di misura nelle due direzioni sono uguali, come ho fatto io, oppure diverse, anche quella è una scelta arbitraria, tutte scelte arbitrarie. Quindi questi numeri hanno un valore utile solo se è chiaro, se siete consapevoli delle regole che avete arbitrariamente deciso di sottoscrivere. Se non è chiaro, questi numeri non hanno senso. Evidente? Non me lo fate fare, fatelo voi. Sfidatevi a tirar fuori le coordinate nuove dello stesso punto avendo scelto direzioni diverse. Ok? Ma adesso voglio, mi pento quasi di aver cancellato la figura precedente, perché vorrei usare le stesse direzioni di prima. Come erano? Uno era più o meno così e uno era così? È accettabile? È abbastanza simile al disegno originale? Sì? Fatelo voi sul vostro quaderno. Tornate, prendete una decisione su quali sono le direzioni che vi interessano. E avete un metodo, questo è il metodo A, per assegnare le coordinate al punto. Tirare le parallele, individuare le intersezioni sull'asse, no? Tirare la parallela all'asse Y e vedete l'intersezione sull'asse X per avere la coordinata X. Tirate la parallela all'asse X, vedete l'intersezione sull'asse Y e quello vi dà la coordinata Y. Questo è un metodo, c'è un altro metodo. Vedo che non è dritto, e neanche quello è praticamente dritto. Voglio tirare adesso non le parallele, ma le perpendicolari.
questo di nuovo è l'asse X. Adesso voglio la coordinata X. Per avere la coordinata X tiro perpendicolare. La mano mi fa male oggi. Perpendicolare all'asse X. Coordinata X, qua tiravo parallela all'asse Y. In questo schema tiro la perpendicolare all'asse X per avere la coordinata X. Quindi voglio la coordinata X di questo punto con questa nuova ricetta. Tiro la perpendicolare all'asse X. Questo è perpendicolare. Prendo nota. Sì, è perpendicolare abbastanza, no? Di nuovo c'è il problema del parallasse, che io stando a lato. Prendo nota dell'intersezione di questo segmento semiretta, segmento che ho tirato in maniera perpendicolare. Prendo nota di questa intersezione e vedo quante di queste unità devo usare per arrivare lì, eventualmente è un numero reale, perché quindi 1, 2, 3, 4, diciamo 5 e mezza, ok? Quindi non è più questo, è 5 e mezzo. Coordinate X, Y, tiro la perpendicolare sull'asse Y. Eccolo qua. Sempre nell'ipotesi di usare la stessa tacca, che coordinate sarà? 1, 2, 3, 4. Oh, 5 e mezzo, è puro caso, mica. Non c'è nessun. Vedete che i numeri cambiano anche se cambio la ricetta. Cioè, stessa origine, stesse direzioni, ma cambio il modo di ottenere la coordinata, è ovvio che otterrò dei numeri diversi. Quindi deve essere chiaro anche a voi e alla persona con cui state interagendo, con cui state scambiando informazioni, qual è il modo in cui voi calcolate o determinate la coordinata. State usando il metodo 1 o il metodo 2? Ok? Punto O, punto P. Facciamo un altro metodo, anzi facciamo, è lo stesso metodo, usiamo due metodi, non voglio introdurre un nuovo metodo, ma voglio introdurre due direzioni nuove. Una magari una uguale a quella che avevo appena fatto, non lo vedo la traccia, supponiamo che sia questa, e un'altra lo faccio a 90 gradi. E a 90 gradi? Quindi adesso vediamo come vengono calcolate le coordinate col metodo 1 e il metodo 2, se le direzioni sono a 90 gradi uno rispetto all'altro. Secondo voi cosa succede? Qualcuno ha detto coincidono? Otterrete. Quindi usiamo il metodo 1, tiro la parallela all'asse Y per ottenere la coordinata X. Quindi devo tirare la parallela all'asse Y, sono perpendicolari, sì, direi. Vedete che tirare la perpendicolare, la parallela all'asse Y coincide con tirare la perpendicolare, è anche inutile che io faccia troppo il prolisso, dovrebbe essere evidente. Quindi avendo due direzioni di riferimento a 90 gradi uno dall'altro, queste due ricette coincidono, che bello, non vi pare? È bello perché semplifica scambiarsi di informazioni. Non dovete specificare qual è il metodo. Se le due direzioni, se siete intelligenti, per certi tipi di problemi vi conviene
fare una scelta di questo tipo, perché vi semplifica la descrizione matematica e vi semplifica dare questa informazione a qualcun altro, in modo che lui possa fare buon uso dei numeri e sapere cosa significa. Va bene, quindi due metodi, tirare la parallela per ottenere il punto di intersezione, per ottenere quindi la coordinata x, darà lo stesso numero se voi usate anche l'altra, che è ritirare la perpendicolare e vedere appunto dove viene l'intersezione. Spero che il mio italiano sia comprensibile. Lo è? C'è qualcuno che non mi capisce? Al di là del contenuto in matematica. Va bene? Questo è uno dei motivi per cui la gente usa il sistema cartesiano con gli assi perpendicolari. Quindi il sistema cartesiano non è necessario, non è vero che gli assi devono essere perpendicolari, sono messi perpendicolari perché semplifica la descrizione matematica, ma non è oro colato. L'idea del sistema cartesiano è che voi scegliete un'origine, scegliete delle direzioni e ottenete le coordinate di un punto a caso che vi interessa con un'opportuna proiezione o tirare parallele. Questa è l'idea di Cartesio. Poi l'idea di mettere i due assi perpendicolari l'uno rispetto all'altro, capite perché adesso la gente lo fa? Lo faccia. Qual è il corretto? Che la gente lo faccia? È uguale. Ok. C'è un altro buon motivo per cui si usa il sistema cartesiano con gli assi perpendicolari. Tra l'altro una parola che forse dovreste conoscere, ortogonale. Avete mai sentito questa parola? Ortogonale. Motivo di cui, per cui certe volte mi devo soffermare a vedere e pronunciare, perché io da questa posizione vedo a fuoco qua, non a fuoco qua. Se metto a fuoco qua non vedo, ho gli occhi che sono andati a farsi benedire, ho lenti progressive. Quindi io per leggere tutta sta parola a fuoco devo mettermi così, adesso la vedo. Quindi, cosa ho scritto qua? Ci siamo capiti? Sto invecchiando. E anche voi. Va bene? C'è un altro buon motivo per cui si usa il metodo cartesiano con gli assi ortogonali, perpendicolari. Supponiamo di fare lo stesso disegno, anzi, faccio presto. Dov'è il punto? Ecco qua. Questi sono due assi non perpendicolari. Usiamo uno qualsiasi delle due ricette, perché adesso bisogna specificare uno o l'altro. Scegliamo, non so, quello che è appena tracciato, quello della proiezione perpendicolare. Questa è la coordinata x, questa è la coordinata y. Se io vi chiedo qual è la distanza del punto P dall'origine, voi cosa fate? Ci dovete pensare un po'. Se adesso io uso questo sistema qua, qual è la distanza del punto P dall'origine? Dai, mettiamo dei numeri così. Questa è l'unità di misura? 1, 2, 3, 4, 5 qualcosa. Visto x uguale 5, cosa sarà? 7, y cosa sarà? 1, 2, 3, 4, 5 sarà 4 e 7. Qua cosa sarà? Il segmento OP, questo segmento qua, quanto lungo è? Coraggio! Cosa fareste?
Quindi chiamiamo questi y primi e questi xy, cioè a parte il valore numerico, qual è l'algoritmo? Come si fa a calcolare? Coraggio, lei ha un'idea? Cioè abbiamo due descrizioni, stesso punto visto dallo stesso punto di origine, ma con scelte di direzioni diverse. Abbiamo dei numeri, o almeno in teoria li abbiamo, degli x e y, degli x' e y'. Adesso qualcuno dice, ok, what's the distance? Qual è la distanza? Di P dall'origine, voi cosa fate? Cambiate facoltà? Uno di questi due dovreste saperlo fare. Quello lo sapete fare! E qual è? Pitagora! Questo è un altro motivo per cui la gente ama usare sistemi di sistemi cartesiani con gli assi a 90 gradi, perché certe formule sono di conoscenza anche di bambini delle medie. Qua il calcolo della distanza, dovrete forse inventarvi una formula, non è ovvio. Questo è istantaneo, dovrebbe essere, avete impiegato, anzi vi ho detto io la risposta. Questo è instant, risposta istantanea. Questa no, qua la formula è più complicata. Evidente? Chiaro? Ma dovrebbe anche essere evidente che la formula sarebbe complicata, anche se fossero perpendicolari agli assi, se le unità di misura non fossero uguali. Non sarebbe così semplice, non vi pare? Quindi, abbandoniamo questo modo di fare coordinate con gli assi, con le direzioni non perpendicolari, perché abbiamo capito che ci sono dei vantaggi a usare gli assi perpendicolari, semplifica la descrizione matematica e certe formule possiamo riciclarle, formule che abbiamo imparato 2500 anni fa. Però dobbiamo sempre stare attenti, perché vabbè, cancello ormai questa è la nostra figura. Che ore sono? Perché non ho impostato la sveglia, quindi non so se sto avvicinandomi a un'ora ragionevole per una pausa. No, sono stanco io, quindi metto la sveglia. Pensavo di aver parlato di più, invece ho parlato solo mezz'ora. Mettiamo alle 9.55. Per cortesia. Sono perpendicolari? Abbastanza. Supponete che per la direzione X, anzi lo faccio così, per la direzione X voi scegliete questa tacca qua e per la direzione Y ne scegliete una che, anzi uso quello che avevo usato precedentemente, così. Questo è l'attacca X e l'attacca Y voglio che sia due volte questa, quindi è una specie di taccone, anzi facciamo un taccone perché le tacche grandi sono metà, facciamo che questo sia l'attacca Y che è metà, quindi metto le tacche così lungo la direzione X e metto le tacche piccole lungo la direzione Y. Faccio a ritroso disegno così perché evitiamo i numeri non interi. Guardate questo punto qua. Quel punto là ha coordinate 3, 3. Vedo che ho disegnato male. Che schifo, mamma mia. Una divergenza. E vedo che non sono neanche praticamente a 90 gradi, però dai, entro la precisione del disegno. Vedete che questo ha coordinata 3, coordinata 3, quindi questo punto qua, il punto P, ha coordinate 3, 3.
se le tacche sono queste. E quindi qual è la sua distanza dall'origine? Qual è la distanza? Cosa state misurando? Quale tacca? Avete due tacche, giusto? Quindi alla domanda a quale distanza sorge un'altra domanda, a quale unità di misura stai parlando? Quindi capite che questa formula qui non ha senso, perché avete due unità di misura. Quindi la formula di Pitagora ha senso se vi riferite a un unico scelta. Solo così la formula è non ambigua e vi riconduce a un risultato che conoscete già. Quindi se per esempio voi dite che questo y uguale a 3, in realtà cos'è? 3 di questi sono in realtà... Cosa vogliamo usare? Quello piccolo o quello grande? Facciamo il contrario. Che x uguale a 3, in realtà cosa significa? Che la x nella unità di misura piccola sono cosa? Sono 6, giusto? Sì o no? Solo così avresti il numero giusto. Va bene? Una piccola cosa che nessuno nota mai, però forse andava detto quando vi facevano la geometria di Cartesio. Perché si scelgono gli assi a 90 gradi e perché bisogna stare attenti alle tacche sugli assi x e sugli assi y, perché se avete tacche diverse, combinarle assieme in una formula come quella di Pitagora è in primo luogo non ha senso, e il numero che vi dà proprio non ha senso. Quindi se volete usarlo in maniera non ambigua dovete uniformare le unità, dovete uniformare la scelta delle tacche. Ok? Se il disegno originale non è così, voi dovete avere una tabella di conversione e mettere una delle due coordinate sulla stessa scala dell'altra. Solo a quel punto, avendo uniformato la scelta delle scale, potete combinarle in una formula in maniera corretta e ottenere una risposta che ha senso. D'accordo? Va bene. Due nozioni di trigonometria. Cerchio unitario, dovreste sapere tutto cos'è il cerchio unitario. Trigonometria, uso un po' di trigonometria nel corso e dappertutto nel corso, ma quanto serve? Non serve molto, ma serve a delle idee chiare. Cerchio unitario, quindi prendiamo la geometria analitica di Cartesio, assi perpendicolari, questo è un'origine, scelgo questa direzione degli assi x, scelgo la direzione assi y perpendicolare, così posso usare Pitagora, così le mie ricette per ottenere le coordinate sono semplici, non ambigue. Chiamo questa, perché ho disegnato gli assi così e così? Perché viviamo in un mondo dove siamo dominati dalla forza peso, no? Quindi c'è la verticale cos'è? È quella direzione lungo la quale i corpi cadono quando lascio la presa, cioè quando tengo un corpo fermo e poi lascio la presa, lui segue la verticale. Perpendicolare, quella è l'orizzontale e la direzione lungo la quale direzione lungo la quale, non so, si dispone dell'acqua in equilibrio, no? Gli edifici, per stare in piedi è bene che il pilastro, ecco un pilastro, sia lungo la verticale, perché se avete un pilastro che è così, questa è la vostra colonna ionica, questo è il pavimento, è evidente che non è in equilibrio, quindi se voi volete avere l'equilibrio mettete le cose lungo la verticale, quindi l'edificio è lungo la verticale, come lungo la verticale anche il pilastro, la parte verticale di questa struttura della lavagna, no? Perché se non lo fosse la lavagna rischierebbe, sforzerebbe troppo i giunti lassù e crollerebbe. La lavagna è montata in questo modo, noi viviamo in un mondo dominati dalla verticale, no? Noi stiamo lungo la verticale,
Ed è bello avere assi così. È bello. Ma certo, io potevo fare come ho fatto prima. Assi così. Ok? Potrei fare la discussione così. Ma siccome in effetti viviamo in un mondo verticale, preferisco aiutare il mio povero corpo, almeno fornendo una posizione. Quindi questi sono gli assi. Seguo per motivi puramente estetici l'orientazione orizzontale della lavagna e verticale, perché ho scelto di mettere a 90 gradi le due direzioni. Disegno un cerchio di raggio 1. Allora, questo è, immaginate che questo sia la vostra tacca 1, quindi questo punto qua, coordinate cartesiane a 1, 0. Questo è il punto 1, 0. Questo chi è meno 1, 0. E questo chi è? È 0, meno 1. Cerco di disegnare un cerchio, non sono Giotto, anzi vedo anche che qua evidentemente ho contratto la mano, questo è il punto. Ok, questo è il luogo di punti che hanno la stessa distanza dall'origine. Quindi questo luogo di punti qua sono tutti quei punti xy del piano cartesiano, tale che x quadro più y quadro è uguale a 1. Ok? Va bene? Considero adesso un altro luogo di punti. Tutti i punti, questo è un luogo, chiamiamolo il luogo A, e questo è un altro punto, il luogo B, tale che a x sia uguale a 1. Disegnate tutti i punti x, xy che hanno coordinate x uguale a 1. Quali sono? È questa retta qua. Ok? Questo è il luogo di punti A. Questo è il luogo di punti B. Ci siamo per ora? Va bene? Allora, io voglio caratterizzare la posizione di un punto sul cerchio in modo non ambiguo. Allora, ho un metodo e dare le sue coordinate xy. Cioè, questo punto qui si troverà sul cerchio, appunto la condizione che quel punto sia sul cerchio è che x quadro più y quadro sia uguale, x quadro più y quadro sia uguale a 1. Io voglio dire dov'è il punto sul cerchio. Beh, io so esattamente dov'è il punto sul cerchio una volta che dico chi è x e chi è y. Mi servono due numeri. Però in realtà questi due numeri non sono indipendenti. Non mi servono a guardare bene due numeri, me ne basta uno, perché la condizione che sia sul cerchio mi dice che se so x, so però che è y. Quindi in realtà il cerchio, una volta che dico che il suo raggio vale 1, i punti sul cerchio posso dire dove si trovano con un solo numero, non me ne servono due, come sembrerebbe ingenuamente. D'accordo? Allora, cerchiamo di pensare a un altro metodo per assegnare un numero che mi dica in maniera non ambigua dove si trova il punto sul cerchio. Sul cerchio è, ma dove? Ho l'altro metodo, l'altro numero, un metodo molto antico, io posso dire dove si trova sul punto. Se per esempio dall'origine al punto che mi interessa tiro una retta, vabbè, andrà per l'infinito una semiretta in realtà. E guardo, arriviamo al solito, dai, sto parlando del concetto di angolo. Questo angolo qua, cos'è l'angolo? Intanto, senza star là a fare troppi discorsi di cos'è l'angolo, voglio mettermi d'accordo sul modo di parlare di cose di cui voi sapete già.
dobbiamo mettere chiaro alcune cose. Allora, l'angolo, cos'è l'angolo? Meglio dirlo, eh? L'angolo è un rapporto tra lunghezze. Io so dov'è questo punto, se so qual è la lunghezza di questo segmento, questo arco di cerchio. Quanto è lungo questo arco di cerchio? Facciamo la convenzione che quando il punto è qui, diremo che ha angolo zero. Quindi la convenzione è i punti che sono nella... Questo punto qua, il punto 1,0, ha angolo 0. Questo punto avrà un angolo diverso da 0. E che numero è quell'angolo? È la lunghezza di questo segmento diviso il raggio, che il raggio in questo caso vale 1. Quindi se il segmento vale, che so, S, l'angolo in generale, facciamo così, questo è, sono due rette, una retta e due rette che si intersecano. Qual è l'angolo che formano quelle due rette? Allora, quello che si fa è si prende un... Oddio, come si dice in italiano? Un compasso? Si pianta la punta qua e si traccia un cerchio. Ok? Si prende un compasso, lo si apre ad apertura arbitraria. Le mie mani hanno questa apertura qua. Se avessi un bastone potrei aprirlo di più o di meno. Si apre arbitrariamente l'ampiezza del compasso, si pianta un estremo del compasso all'intersezione delle rette, lato libero tracciate un arco di cerchio. Misurate dunque di quanto avete aperto voi il compasso, una scelta arbitraria. Misurate quindi il raggio del compasso, in questo caso questo è il raggio, il primo che ho scelto, questo è un altro raggio che avrei potuto scegliere. Adesso misurate l'arco di cerchio. Quando avete impostato il compasso con l'apertura R1, misurate questo arco di cerchio. Com'è che fate? Beh, mettete qualcosa là che abbia una sezione circolare e con una cordicella, stendete la cordicella in modo da seguire l'arco di cerchio. Poi, una volta che avete individuato gli estremi iniziali della corda qua e la corda qua, raddrizzate la corda senza tenderlo, non deve essere un elastico, no? Non deve essere un elastico. Qual è la lunghezza del segmento? È questo o questo? Allungate l'elastico, dovete fare in modo che la cordicella non la stiracchiate, dovete svolgerlo, evitare che perda la sua curvatura, dovete raddrizzarlo ma senza allungarlo artificiosamente, e a quel punto misurate la lunghezza d'arco. Quindi misurate due cose, il raggio e la lunghezza d'arco. L'angolo cos'è? È un rapporto tra la lunghezza d'arco e il raggio. Questo è l'angolo. Misurato in, qualcuno lo sa? Radianti. Questo numero che voi ottenete è l'angolo misurato in... radianti. Quindi un angolo teta che vale 1, cosa vuol dire? Che vale un radiante? Vuol dire che l'arco di cerchio ha esattamente lo stesso valore del raggio del compasso. Quindi l'angolo tra queste due rette, se voi usate il compasso grande, avrete S1 diviso R1. Se misurate col compasso piccolo, avrete di conseguenza un arco di cerchio più piccolo, ma avete lo stesso rapporto. Ok? Quindi, misurando l'arco di cerchio e il raggio del compasso che avete usato per tirare quell'arco di cerchio, avete un numero che non cambia una volta che avete queste due rette. Cioè, è un modo per caratterizzare l'apertura di quelle due rette. L'apertura angolare è un numero che potete ottenere indipendentemente dall'apertura che scegliete del vostro compasso, a patto che però voi costruite il rapporto con l'arco di cerchio corretto, non con un raggio sbagliato. Ok? Quindi in questo caso l'angolo, visto che il raggio del cerchio unitario vale 1, è evidente che l'arco di cerchio S coincide con l'angolo. Giusto?
va bene? Poi la gente usa anche un altro metodo per misurare gli angoli, l'altra unità di misura, non il radiante ma i gradi. Sapete convertire? È facile, no? Dai! Cos'è un angolo giro? Circonferenza. Questa è la lunghezza dell'arco di cerchio per tutto un angolo, cioè voi avete due rette. Questa è la vostra cerniera, questa è una retta, avete un'altra retta. Che, e poi prendete questa e la guardate e la girate finché non fate un angolo giro, giusto? D'accordo? Qual è la lunghezza d'arco? Avendo tirato il vostro compasso, avendo aperto il compasso e poi fatto scivolare il punto libero per un angolo giro, qual è la lunghezza d'arco di questo estremo libero del compasso? È la circonferenza del cerchio, giusto? E sapete tutti che la circonferenza del cerchio è proporzionale al raggio del cerchio e il fattore di proporzionalità è 2π greco. Quindi, qual è un angolo giro? Coraggio. Quindi questo C è la vecchia parola per circonferenza, ma io sto cercando di farvi notare che la circonferenza è la lunghezza d'arco di un angolo giro. Lunghezza d'arco di un angolo giro. E quindi quanti radianti sono un angolo giro? Cos'è la definizione del radiante? È l'arco di cerchio diviso il raggio. Tatuatelo da qualche parte sul vostro corpo. Questo dovete saperlo. Un angolo in radianti è un rapporto di lunghezze. Uno è l'arco del cerchio e l'altro è il raggio di questo maledetto cerchio. Quindi, se la lunghezza d'arco di un angolo giro è 2π greco r, qual è questo benedetto angolo in radianti? Arco di cerchio diviso raggio è 2π greco. Ok, questa qua dovete tatuarlo da un'altra parte del vostro corpo. E in realtà basta questo, perché quello là è una conseguenza di questa definizione. Un angolo giro su 2π greco in radianti. Quindi un radiante quanti gradi? Aspetta, sto saltando. La gente ama dire, ok, un angolo giro lo dividono per 360 in 360 parti. Il motivo per cui la gente ha diviso per 360 va indietro nella storia dell'uomo quando ha inventato l'agricoltura. Quindi ha cominciato a guardare la periodicità del sole, dei giorni, e ha diviso per 60, poi per 60. Cioè, queste cose antiche, nasce con l'agricoltura questa. Invece il radiante nasce con la matematica, è un concetto molto puro. Cos'è un radiante? Un rapporto di lunghezze. Quali lunghezze? L'arco di cerchio e il raggio del cerchio. Cos'è un grado? È un 360esima parte di un angolo giro, di 2π greco radianti. Ma perché un 360esima parte? Chi se ne frega di una parte su 360? La storia dell'uomo. Questo è molto più fondamentale. Questo lo capirebbe chiunque, anche una persona che di agricoltura se ne fotte altamente. Un marziano capirebbe questo. Se voi dite che noi misuriamo gli angoli in gradi a un marziano, lui vi guarda così, come l'espressione del pesce rosso, no? Se dite che misuriamo gli angoli come frazioni di un arco di cerchio e il raggio del compasso, capisce, è molto semplice, straightforward vuol dire lineare, non ha domande imbarazzanti, non ha domande da fare, d'accordo? Quindi quanti gradi è un radiante? Quindi voi dite che 360 gradi sono 2π radianti.
Ed ecco qua la formulina che dovete usare ripetutamente nel corso di fisica o di qualsiasi corso di matematica. Chi è che non sapeva cosa fosse un radiante? Alzi la mano. Ogni anno chiedo, qualcuno sa, tutti, c'è qualcuno che non sapeva la definizione di angolo, così nessuno alza la mano. Poi però agli orali, stranamente, scopro che non è vero, molti studenti arrivano all'orale di fisica che si perdono in questa domanda, quindi mi raccomando, Che ore sono? Io vorrei fare una pausa con la gola secca. Va bene, dai, sono 53 secondi orologio, fermiamoci 10 minuti.